Prima di immergerci nelle ultime notizie, ti invito a premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie ancora per seguirci. Mancano solo alcuni giorni al ritorno del Festival di Sanremo e per il quinto anno consecutivo il direttore artistico sarà Amadeus. Saranno ben 30 cantanti, di cui 27 big e 3 giovani, ad esibirsi sul prestigioso palco dell'Ariston. Come sempre, il vincitore sarà decretato dal pubblico, insieme a giurie della sala stampa TV e web, e una giuria delle radio composta da emittenti nazionali e locali, rappresentative dell'intero territorio italiano. Tuttavia, a pochi giorni dall'inizio di questa avvincente competizione canora, una notizia triste ha colpito uno degli artisti più amati. Con profondo dispiacere apprendiamo che Umberto Tozzi è stato colpito da un terribile lutto. Il cantante ha dovuto dire addio a suo fratello Franco, anche lui musicista, scomparso il 29 gennaio all'età di 79 anni. Umberto Tozzi ha condiviso la notizia con il pubblico attraverso la sua pagina Facebook, scrivendo: «Ringrazio dal profondo del cuore tutte le persone che mi sono vicine in questo momento di grande dolore. Riposa in pace, Franco». Questo annuncio ha scosso il mondo della musica, lasciando tanti colleghi, personaggi dello spettacolo e fan stretti intorno a Umberto Tozzi in questo momento difficile. Messaggi di cordoglio e di affetto hanno inondato i social media, ricordando il contributo significativo che Franco Tozzi ha apportato alla musica, lavorando fianco a fianco con il fratello Umberto. Prima di concludere, vogliamo esprimere il nostro sostegno a Umberto Tozzi in questo momento difficile. Se anche tu vuoi farlo, lascia un messaggio di conforto nei commenti. Iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere aggiornato su Sanremo e altre notizie importanti. Grazie per essere con noi. A pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo, il mondo della musica è segnato da una triste perdita. Rimaniamo in attesa di questo grande evento, ma nel frattempo esprimiamo la nostra vicinanza a Umberto Tozzi per la scomparsa di suo fratello Franco. Restate sintonizzati su Cronaca Verita per ulteriori aggiornamenti e storie rilevanti. A presto!